Nella domenica in cui la tribuna d'onore si arricchisce di due VIP d'eccezione, come Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, il Cagliari fornisce contro il Pesaro una prova di carattere davvero degna di nota. Segna e gioca alla grande nel primo tempo, soffre e rischia di subire il pareggio in apertura di ripresa, poi riesce a ottenere il raddoppio e nel finale sfiora addirittura la goleada. Non si concepisce mentre aspirando quel corteo di esistenze apparentemente lisce. A un telefono suona e tutto ricomincerà. E stavolta sia la volta buona. I ragazzi dovrebbero stare sempre così tranquilli, vogliosi nella riconquista della palla, ma tranquilli, sereni nel giocare la palla. De Paola veniva anche a campionato dilettanti, il Francavilla, io l'ho portato perché l'avevo visto 6 volte giocare contro di noi e mi aveva sempre impressionato, sia in Coppa Italia sia Francavilla. Ho detto: questo è un martello, questo, non è che veramente, questo uno ci vuole là in mezzo, anche se io sono per i piedi buoni, però in certi punti del rettangolo di gioco ci vuole anche uno, e il carattere di De Paola. De Paola, che amava dire quando affrontava squadre blasonate, e quando sentiva parlare di ingaggi, allora non dimenticare che parliamo degli anni 80, fine anni 80, quando c'erano in Italia Maradona, c'erano, se non ricordo male, Klinsmann, cioè giocatori che già allora guadagnavano forse 1 miliardo, e lui probabilmente a Cagliari guadagnava 30 milioni di ingaggio. E quindi amava dire: beh, se riuscissi a guadagnare un quarto di quello che guadagna uno dei campioni celebrati, io mangerei tutta l'erba del campo. E questo dimostrava la fame di risultati, la fame di successi che aveva quel Cagliari. Ecco perché arrivarono e raggiunsero questi grandi obiettivi. Anche in trasferta arrivano i primi successi. A Rimini decide un gol di Capioli. Il Cagliari ha nel suo gruppo giovani che sono arrivati in prestito dalla Roma. Due in particolare riusciranno a mettersi in evidenza. Uno è Massimiliano Capioli, sarà un titolare inamovibile. L'altro si chiama Fabrizio Provitali. Dovrà alternarsi nel ruolo di punta con Pedro Piovani, che è più piccolo, velocissimo, è lui il titolare. Tre attaccanti che si alternano, tutti in gol contro il Frosinone. Sono lo successo che catapulta in testa la classifica. Claudio Ranieri deve riuscire a far tenere i piedi per terra la sua squadra e frenare l'entusiasmo dell'ambiente circostante. Pino Bellini, un ex che ha visto la partita dalla tribuna per un infortunio che lo ha costretto all'assenza proprio all'ultimo momento. Allora, Pino, questo Cagliari ce la può fare? Sì, io penso che possa mettersi tra le candidate a vincere questo campionato, perché noi Frosinone abbiamo incontrato le prime in classifica e non ci hanno destato impressione come il Cagliari. Lui era esattamente così. Quando vinceva, era normale. Era normale, era quello che doveva fare il Cagliari. E quindi, anzi, era quasi infastidito perché gli altri esultavano, gli altri festeggiavano. Quindi lui quasi infastidito perché lui calcolava, temeva l'esterno, temeva il contagio nei confronti di un gruppo che, come dicevamo prima, si trattava di un gruppo molto giovane, di gente inesperta. Lui però intelligentemente era riuscito a costruire questo mosaico con puntellando la squadra. È vero, c'erano i giovani, ma c'era qualche vecchietto, aiutami a ricordare, Giovanni, ecco, Suo ex Giovannelli, compagno di squadra. suo ex compagno di squadra nel Catanzaro probabilmente, sì, quindi ecco, qualche vecchietto, e questa era la sua caratteristica. E lui diceva sempre, perché sai, dopo vittorie, l'ambiente giustamente si gasava, Cagliari, reduce da un periodo triste, retrocessioni, calcio scommesse, scandali, retrocessioni, improvvisamente vince
all'Ansicora. Quindi si era creata questa atmosfera meravigliosa, questa famiglia Orru che in disparte, cioè i tifosi, non sembravano neanche i dirigenti del Cagliari, perché erano i primi tifosi realmente, erano dei tifosi prestati al calcio che con grande saggezza e con grande intelligenza avevano trasferito tutte le competenze a Carmine Longo e a questo giovane allenatore. E quindi Ranieri, che era intelligente, aveva capito quali pericoli si nascondevano dietro l'euforia delle vittorie, e quindi lui quasi si infastidiva perché vedeva che si festeggiava troppo, e allora riusciva a schivare le vittorie, e quando invece il Cagliari, raramente devo dire con molta onestà, raramente perdeva e raramente disputava partite non all'altezza, riusciva invece a sorridere, a trasmettere sicurezza alla squadra e anche all'ambiente, e credo che fosse proprio una sua dote, era molto furbo, molto intelligente. Anche sul campo del Palermo, il neutro di Trapani per favorire i lavori per il Mondiale 90, si fa risultato. Ancora una volta a firmare il pari è Massimiliano Cappioli, 3 minuti dopo il vantaggio rosanero di Butti. Non mancano i momenti difficili, il pari interno a reti bianche con la Casertana e la sconfitta di misura a Catania, gol di D'Ottavio su rigore a 2 minuti alla fine, frenano la marcia. Marcia che riprende contro il Perugia, dopo il vantaggio di Coppola e il pari di Ferri, arriva a 3 minuti alla fine la zampata di Giovannelli, il libero della squadra. Il gran protagonista di questa vittoria con il Perugia? Ma io non penso di essere stato protagonista, penso che il nostro numero uno, il nostro Jelpo, sia stato protagonista, perché ha sfoderato quattro parate alla grande, che solo un portiere come Mario possa dimostrare il suo valore. Penso che sia stata una bella partita, perché loro dopo che hanno pareggiato sono trovati proprio, si è vista proprio una bella squadra. Il pubblico prima dell'inizio della partita gridava, scandiva il nome di Guglielmo Coppola, ti ha caricato questo incoraggiamento del pubblico dalla curva? Certo, queste cose qui fanno sempre piacere. Niente, io ero caricato abbastanza anche senza di loro. Perciò siamo venuti bene fuori questa partita, che mi sembra molto importante.